8 risultati utili consecutivi. Provate a fermarli, in pochi ci riusciranno. Casali, terzo portiere, confermato tra i pali. Ronci, ancora out. Prima da titolare in avanti, invece, per Bruno Mazzarini. Out dopo soli 12 minuti di gioco, Francesco Mantini, costretto a lasciare in campo anzitempo, al suo posto entrerà Federico Baldinini. Ospite alla ricerca di punti salvezza, un punto in più rispetto a Nuova Feta alla vigilia in graduatoria. Ospiti che si rendono pericolosi al 17esimo con la punizione di Baffioni che non inquadra il bersaglio. Al 19esimo lo Junior San Clemente passa clamorosamente in vantaggio, tiro da dentro l'area di rigore di Lonchi e Casali la combina grossa, colpa del terreno irregolare o del portiere, in ogni caso un gol raro da vedere. La risposta di Nuova Feltria è immediata, 60 secondi sul cronometro, Fraboni inventa e pennella per la testa di Cupi che sale in cielo e fissa il risultato sul pari. Finale di tempo di marca ospite, Girometti alza la mira mentre Gualdi da calcio piazzato chiama alla presa il portiere Casali. Risposta dall'altra parte ad opera di Fraboni che da calcio piazzato chiama l'attenzione Montalbano. Il marchio di fabbrica, firmato Fraboni Cupi, si ripete nella ripresa. Fraboni inventa Cupi di testa, tramuto in gol, l'assist del compagno, tanto da meritare gli applausi anche del tecnico Denis Guerra. Un applauso alla squadra, merita un applauso Cupi perché e Fraboni, perché sull'asse di due persone abbiamo costruito una partita nel risultato, ma soprattutto abbiamo mantenuto il campo con 11, con 12, con 13, con 14 persone, tutte le persone che sono state attorno. Questo qui è frutto di grande sacrificio, soprattutto in una partita giocata solo con cuore, grinta e determinazione. Lo Juno non rimane a guardare, Pecci da abile cecchino cerca di arrivare anche lui a quota 7, ma Casali c'è, mentre in parte d'attacco Longhi vuole l'ottava meraviglia di stagione, ma la propria meraviglia sbatte nell'incrocio alla destra di Casali. L'azione poi prosegue con Argilli che di testa mette sul fondo. A un certo punto c'è anche chi non ha pagato il biglietto che decide di pagarlo, quando Fraboni crea l'ennesimo assist e Cupi addirittura di tacco realizza la magia, la sesta in stagione a livello personale, fine dei giochi ed esplosione del comunale. Fraboni ha voglia di abbracci, allora incanta da calcio piazzato. Montalbano fermo sulla linea di porta, fa il bravo commissario rimanendo fermo a guardare la palla che lo lascia di sasso ma che si spegne, fortunatamente per lui, al lato. Lo Junior dà segnale di reazione col colpo di testa di Argilli, respinto da Casali, ma in Nuova Feltria oggi si è mostrata squadra attrezzata e la dedica del tecnico Guerra va a chi per motivi di lavoro oggi è costretto a stare lontano. Volevo dedicare tutto il mio lavoro insieme a Giovagnoli, a Gigi, di quest'anno, dell'anno scorso, tutti i risultati e soprattutto la vittoria di oggi, da parte mia e da parte dei ragazzi, va a lui. Penso che sia doveroso ringraziarlo, fargli capire che tutto quello che è stato oggi in campo è il suo lavoro, è la sua squadra e tutta la squadra, secondo me, avrebbe piacere di dedicargli almeno la vittoria di oggi. Ciao ciao Lulu, cantava Magic Voice, ora Nuova Feltria, il saluto alla zona rossa è d'obbligo. Coltivare il sogno in playoff sarebbe una vera impresa, considerando le tante e troppe vicissitudini di una stagione nata male ma raddrizzata in corsa. Of course, dicevano gli inglesi, di corsa verso il sogno.